Anna Paola Voto, referente del progetto Ragazzi sì. in Aula, una settimana proficua, tante soddisfazioni, ci sono state scolaresche davvero attente e sorprendentemente preparati. Sì, dottoressa, questa settimana è una settimana molto impegnativa. Abbiamo avuto come presenze l'Istituto Comprensivo di Montecorice di Salerno e un istituto napoletano di Sant'Antonio Abate, il Mose Mascolo, e oggi abbiamo avuto ancora un istituto comprensivo Domenico Cimarosa di Napoli e adesso in corso un altro istituto, sempre Giacinto Gigante, della provincia di Napoli. Una settimana molto impegnativa perché, come qualche volta le ho già accennato, quando sono più giovani i partecipanti a questa iniziativa, parlo delle scuole di primo e di secondo grado, io vedo che c'è maggiore partecipazione, molto impegno e molta voglia anche da parte della classe docente, che colgo l'occasione di ringraziare tutte, non potrei ricordare tutti i nomi, anche un interesse proprio della classe docente a mostrare l'impegno profuso sia dalla classe docente che dai bambini nel elaborare appunto queste proposte di legge che poi vengono appunto discusse ed approvate in quest'aula. Per quanto riguarda martedì, le due proposte di legge avevano un filo conduttore comune, riguardavano il diritto alla casa, l'abusivismo edilizio, e come al solito si segnala soprattutto per quanto riguarda la scuola di Salerno le problematiche legate anche alla distanza delle scuole rispetto alle abitazioni, diciamo, di tutti gli studenti che chiaramente si muovono da quei piccoli comuni appunto della provincia di Salerno. A presenziare quell'iniziativa fu la consigliera Eva Longo, che mi piace sottolineare perché appunto una consigliera regionale della provincia di Salerno, che tra l'altro aveva avuto la sua esperienza appunto politica nell'ambito della provincia e quindi aveva avuto particolarmente piacere a sostenere le richieste degli studenti della provincia di Salerno rispetto appunto alle problematiche che avevano mostrato, e farsene anche portavoce presso la provincia dove lei ha avuto questa lunga sua esperienza. A seguire poi la presenza di Gennaro Salvatore, che in verità ha registrato un bel dibattito, perché per iniziativa proprio dello stesso presidente Gennaro Salvatore si è parlato appunto dei costi della politica. Il presidente ha segnalato la volontà da parte di questa maggioranza di abbassare questi costi, ma soprattutto si è mostrato molto disponibile anche alle critiche piuttosto vivaci dei nostri ospiti, che sono sempre molto incuriositi rispetto a questo problema. Ma come spesso ho rimarcato, le critiche ci piacciono perché sono segno di partecipazione e vogliono soprattutto aprire un dibattito che deve continuare attraverso appunto gli strumenti telematici, perché come lei sa, dottoressa, noi poi al termine della nostra visita presentiamo il nostro portale legislativo ed invitiamo i giovani a visitarlo e a stabilire col nostro presidente un dialogo interattivo attraverso una casella che si chiama proprio Scrivi al Presidente, dove i nostri amici possono continuare a dibattere con il Consiglio regionale. Oggi una grande soddisfazione, dottoressa. Oggi la scuola Domenico Cimarosa di Napoli ha presentato un progetto del quale penso lei costruirà un servizio e che io ho invitato i ragazzi a mostrare e che si riassume in questo librone. Devo dire, mi sono emozionata perché questi bambini veramente hanno realizzato un lavoro immane, sono diventati loro consiglieri non soltanto così nella proposta di legge, ma anche addirittura nella costituzione di partiti, nella votazione. Hanno fatto una competizione elettorale e poi hanno presentato una formidabile proposta di legge sul diritto al lavoro, che era finemente curata in tutti i dettagli, con tanti comma, tanti articoli, tant'è che il presidente presente, che è Michele Schiano di Visconti, della quinta commissione consigliare permanente, ha faticato anche, diciamo, a sostenere questa lungo dibattito sull'approvazione di questa legge. Grande soddisfazione perché, come si vedrà dal servizio, questi bambini erano stati veramente, come dire, avviati bene su questo percorso. E voglio sottolineare il lavoro degli insegnanti, che è un lavoro sempre encomiabile, anche quello spesso, diciamo, oggetto di critiche negative, ma molto, voglio dire, in questi casi qua, nei casi del Consiglio regionale, devo dire, tutti quanti esemplificativi di buone prassi e di buoni comportamenti scolastici e didattici. Da ultimo abbiamo la scuola Giacinto Gigante, che ha presentato un progetto di legge tutela e valorizzazione del territorio,
due strade da salvare, la Cattolica e i caduti di Nassiriya. Devo dire che gli incontri con le scuole della provincia di Napoli sono sempre molto complessi, perché questi bambini mostrano sempre grande sensibilità verso i problemi di una città che vive un momento difficile, ma forse questi incontri al Consiglio aprono uno spiraglio per loro a credere nella politica e a credere soprattutto che attraverso il loro impegno, anche dalla più tenera età, questa città può cambiare e insieme con lei tutta la regione Campania. Luigi, Oscar e Irene, promotori di un progetto abbastanza complesso, lo vedo molto colorato, ma soprattutto molto molto bello. Ce lo volete illustrare? Allora Luigi, di cosa si tratta? Allora, noi nella nostra scuola abbiamo, in classe nostra, abbiamo deciso di creare un nostro governo e siamo partiti dai partiti. Abbiamo creato dei gruppi che hanno formato un partito. Questo è uno dei partiti, MSMP, Mano Sporca Mano Pulita, che si interessa alla religione, che è una base, la razza, che ci deve essere la pari opportunità tra uomini, donne, bianchi, di colore e gli altri paesi. Poi sulla pubblica istruzione e anche privata, perché questo partito vuole promuovere la scuola pubblica per far socializzare tutti e non solo tra tutti i maschi, tra tutti femmine oppure tra senza persone appunto di altri paesi. Poi qui è l'economia, che abbiamo l'economia dove abbiamo scritto dove volevamo che i soldi, da dove li prendiamo e a chi volevamo, a quale gruppo sociale darli. Il welfare, appunto. Eccolo qua il welfare del gruppo sociale. Noi abbiamo diviso i gruppi sociali per i poveri, i ricchi, i disabili, coloro che non possono lavorare perché hanno una gamba offesa o un braccio offeso. Poi migliorare il mondo, poi abbiamo fatto ognuno il proprio discorso elettorale, che poi abbiamo esposto e si sono andate a fare le votazioni. Questo è un altro dei nostri partiti che sarebbe il simbolo della pace, però con molto più colorato. I simboli sarebbero una mano, due mani, una bianca e una di nera, degli africani, che si incrociano, e una mano metà bianca e metà nera, che simboleggia la diversità, perché senza diversità il mondo sarebbe povero, perché non ci sarebbe curiosità, non ci sarebbe niente. Il nostro motto sarebbe: vita uguale, pensiero diverso. Non bisogna sentirsi superiori agli altri, vita uguale e pensiero diverso, la libertà di pensiero. Ognuno può esprimere quello che vuole senza danneggiare l'altrui, senza danneggiare l'altro. Noi vogliamo favoreggiare la famiglia. Vogliamo favorire la famiglia perché diciamo che la famiglia non è una questione di sangue, ma è una questione di quello che tu ami o meno. Tipo una questione di sangue, è una persona che ti ama, che ti vuole bene, e quello sarebbe per noi la famiglia. Per noi, alla fine dei partiti, abbiamo scelto, ogni partito ha scelto un proprio segretario che doveva spiegare il proprio partito, i propri progetti. E poi abbiamo fatto un'elezione e ha vinto vita uguale e pensiero diverso. E quindi quel partito, il segretario di quel partito è diventato premier. E da lì si è creato il Parlamento e poi i vari ministri e il governo. Questa è tutta la mappa di tutti i progetti che abbiamo fatto sui vari partiti. E a te Irene, personalmente, quale ti è piaciuto come nel programma, il punto che ti è piaciuto di più? Non so, il welfare abbiamo visto, la famiglia, l'integrazione sociale? Tutto, perché tutto è importante. Noi abbiamo scelto cosa mettere, quindi abbiamo scelto le cose più importanti.
Questo è lo spoglio, questi sono le schede elettorali che appunto abbiamo distribuito in classe e ognuno ha votato. Qui ci stanno i risultati dei voti, per mano sporca, mano pulita, 7 voti, vita uguale, pensiero diverso, 17, costi politica, 5 e sole natura, 1. E chi è il premier? Il premier io, il del vita uguale, pensiero diverso. Poi abbiamo studiato, appunto abbiamo scelto le posizioni nel governo, diverso al centro. Poi a sinistra ci sta costi politica, a destra MSMP e estrema destra sulle natura. Qui poi abbiamo scelto i ministri e i sottosegretari. E questi, vedi, i ministri degli interni, queste sono le mappe fatte dal ministro e i sottosegretari che appunto hanno studiato questo. Poi ci sta degli esteri, ci sta il ministro della giustizia, della pubblica istruzione, del welfare, che è comunque importante, l'ambiente, della salute, l'agricoltura, e del turismo e dello sport e del lavoro, che noi abbiamo fatto anche lo statuto, un nostro statuto del lavoratore. Io volevo aggiungere anche che noi abbiamo studiato anche il viaggio di una legge, cioè che la legge può, il viaggio di una legge, dov'è? È qua, che la legge si può creare in un Parlamento, la può creare il governo, la può creare un ente o un gruppo di cittadini. I gruppi di cittadini devono essere 50.000. Poi se la legge deve fare tutto un viaggio, dalla Camera dei Deputati, se passa va alla Camera dei Senatori, se sì o se no. Se sì nella Camera dei Deputati va alla Camera dei Senatori, se no ritorna indietro e deve essere modificata. Poi va alla Camera del Senato e dopo la Camera del Senato va alla sede del governo. E che se comunque non l'approva un'altra volta ritorna indietro e deve essere sempre modificata. Finché non arriva alla sede del Presidente della Repubblica, che può scegliere solo una volta se firmarla o no. Se lui sceglie di non firmarla e poi, poi viene presentata un'altra volta e viene modificata, lui non può non firmare, la firma è obbligatoria la seconda volta. Alla fine viene pubblicata alla Gazzetta Ufficiale, un giornale, e poi esiste anche un periodo di 60 giorni, la vacatio legge, dove per 60 giorni la legge non viene approvata e dopo 60 giorni viene approvata. L'emozione di entrare in quest'aula che rappresenta le istituzioni? È bellissimo, soprattutto perché qui si svolgono incontri più importanti che ci governano. È molto emozionante. Senti, la proposta di legge riguarda la bonifica di un'area, i caduti di Nassiriya. Ecco, vivete molto il problema dell'ambiente, della città sporca? Sì, soprattutto perché non abbiamo aree per giocare. Cioè, ci farebbe molto piacere avere queste due aree molto grandi per giocare, di passare un po' di tempo. Vincenzo, allora avete chiesto un'area pulita dove poter giocare. Ecco, ai politici cosa chiedereste? Cioè, chiederemo di aiutare più la città per smaltire questo problema. Senti, la proposta di legge qui nasce da un'esigenza vostra personale, ma l'emozione di essere consiglieri regionali per un giorno, ecco, un domani in politica ti piacerebbe? Non saprei, però potrei cambiare qualcosa proponendo qualche legge, sarebbe bello. Napoli migliore come sarebbe per te? Sarebbe fantastica perché è una città, una delle più belle del mondo, comunque è molto bella. Filomena, allora oggi avete fatto questa proposta di legge che per la tutela dell'ambiente. Ecco, tu che vivi a Napoli, secondo te cosa chiederesti ai politici di oggi? Chiedi bonificare la strada di Via Cattolica, perché è una strada che è importante, che però purtroppo è piena di rifiuti. Poi chiedere anche di aprire più zone verdi per i ragazzi, come abbiamo fatto sulla proposta che abbiamo detto di aprire un parco che ormai è chiuso da molto, che hanno cominciato a costruire però non hanno mai finito. Senti, ma secondo te Napoli è una città vivibile oppure dovrebbe essere migliorata? Non so, sotto il profilo oltre che del verde, non so, la sicurezza, le scuole, non lo so, dimmi. Sì, dovrebbe essere migliorata. Per
Cioè, ti senti sicura a vivere a Napoli? Non molto. Abbastanza. Maggiore controlli, non lo so. Sì, maggiori controlli, più sicurezza naturalmente. Che più nei posti meno, naturalmente, meno solitari, più telecamere, più... Sara e Alessia, allora, una città migliore, Napoli, una città vivibile con più verde, mi pare questa proposta di legge è interessata a questo. Sì, noi abbiamo fatto una proposta del nostro quartiere per via Caduti di Nassiria, per migliorarla e per pulirla e aggiungere uno spazio per i ragazzi. Ecco, la tua città ideale come dovrebbe essere? Sì, con più verde, meno spazzatura. Napoli ti piace come città da vivere? Mi sì. Cosa cambieresti? Il profilo dei trasporti, la sicurezza, cosa dovrebbe... Senti, il tuo sogno qual è? Cosa vorresti fare da grande? Io la veterinaria. E tu? Anche io. Allora, due veterinarie in erba, allora cosa ci vorrebbe, secondo voi, la politica cosa vorrebbe fare per aiutare i veterinari, magari anche gli animali? Ecco, ci sono tanti animali abbandonati. Sì, molti animali. Per creare degli spazi per allevare più animali che sono randagi. La professoressa Forcillo, questo progetto che mira alla tutela dell'ambiente, in particolare della vostra zona. Ecco, i bimbi avvertono il bisogno di giocare in aree verdi, protette, più sicure. Sì, diciamo che noi siamo partiti da un progetto un po' più ampio, innanzitutto di cittadinanza attiva, cioè rendere i ragazzi proprio responsabili e attori attivi proprio del proprio processo di crescita e quindi essere responsabili di quello che li circonda. Loro hanno preso visione un po' dello stato di degrado in cui versa il proprio territorio, in particolare quello di Cavalleggeri, che è deficitario di diverse strutture. E laddove sono iniziati dei lavori, poi sono stati lasciati così, magari incompleti, e quindi i ragazzi hanno notato questo stato di degrado e hanno voluto, ecco, dire la propria al riguardo. Il progetto che ci offrite voi come Regione Campania, Ragazzi in Aula, è un progetto veramente particolarmente interessante per noi docenti e quindi soprattutto per la scuola. I ragazzi hanno, diciamo, fatto un sondaggio, sono andati sul territorio, hanno visionato un po' le aree di degrado e hanno proprio steso un progetto e sono diventati politici, dei piccoli politici, diciamo, nel vero senso della parola, perché hanno preso coscienza di quali sono praticamente le strutture che, insomma, di cui appunto il nostro territorio è deficitario e hanno seguito un certo articolato, proprio, hanno fatto proprio veramente un progetto ad hoc che vi è giunto e penso che voi abbiate avuto modo di apprezzare. È difficile essere insegnanti laddove in certi momenti si è anche educatori, soprattutto l'insegnante è una figura di riferimento dove magari manca anche la famiglia, anche altre istituzioni. Certo, innanzitutto perché in effetti i ragazzi sono diventati adesso con noi, grazie anche al nostro intervento, un po' più riflessivi e critici, anche a non accettare passivamente la realtà che li circonda, e quindi da questo punto di vista loro, diciamo, stanno crescendo, crescono, diciamo così, sia a livello di istruzione che di educazione. Laddove la famiglia è carente, nel nostro quartiere purtroppo ci sono delle famiglie un po' problematiche, la situazione è un po' grave.